Io non posso però ascoltare, diciamo, parole così e rimanere indifferente. C'è l'idea che intanto si toglie la prescrizione e poi sui tempi dei processi vediamo. È una barbarie, Vediamo, è una guardi che barbarie. io ho detto Tu puoi facciamo, no, togliere non ho la... detto vediamo, Un ho detto momento, facciamo però presto. faccia, Ma faccia facciamo presto, replicare faraone. parole. Facciamo insieme, non presto, Insieme presto. perché i cittadini che lei dice che sta tutelando togliendo la prescrizione, io gliene inviterei qualcuno lì a Bruxelles dove lei, Certo. e li faccio incontrare, di tutti quelli che invece subiscono il contrario, cioè i tempi lunghissimi dei processi, i processati a vita che senza la prescrizione non sarebbero, sarebbero ancora sotto processo, magari, anzi, soprattutto innocenti. In questo caso dei cittadini si preoccupa oppure no? Per cui io credo che questo provvedimento della prescrizione, dell'abolizione della prescrizione, senza aver accelerato i processi, e ad oggi Bonafede una parola non ce l'ha detta. Cioè noi gli abbiamo chiesto di portare i provvedimenti concreti che ci facciano comprendere che quel provvedimento lì ha un senso. Ma anche quando l'avevate fatto con l'altro governo, l'avevate pensata in due tempi, immaginando, secondo me, sempre una follia, perché io l'avrei fatto contestualmente, e il colpevole quanto voi è anche Salvini, perché ora lui fa anche lì la teoria del passante che non c'entra nulla, ma questa riforma è una riforma che ha votato anche Salvini, Certo, così anche la come Lega. se apriamo il capitolo reddito di cittadinanza, che è un'altra Però scusi, follia, è le sempre chiedo votata da prima di dare Salvini. la parola a Fabio Martini che ci aiuta un po' a orientarci in tutte queste dichiarazioni e anche scontri, diciamo, legittimi scontri politici. Volevo chiederle se effettivamente, se non ci sarà un'intesa, Italia Viva è pronta a votare anche il disegno di legge di Forza Italia o le proposte di Forza Italia. Assolutamente sì, nel senso che noi già ieri abbiamo mostrato responsabilità perché noi avremmo votato per l'urgenza sull'emendamento Costa, abbiamo non votato proprio, avevamo incontrato Conte la mattina, gli avevamo dato questo segnale di distensione. Noi però ribadiamo che se non c'è una proposta da buona fede che tenga conto anche delle istanze portate avanti da Italia Viva e quindi quello che ho detto poco fa, noi preferiamo votare quel provvedimento proposto da Forza Italia che farà andare avanti questo provvedimento in questo modo, ma lo ribadisco con assoluta chiarezza.